Ok gente, seguitemi come guida e tuffiamoci nel nostro cratere. Di fronte a noi vediamo l'Himalaya. Seguiamo questo crinale che ci porta in Africa. Nel mezzo ci vedi il Mar Mediterraneo e l'Europa. Spostiamoci a destra e sì, la Groenlandia è un continente, ragazzi. Ingrandiamo le Americhe mettendole nel posto sbagliato. Come vedi a destra, vedi c'è un mare nascosto, ne parleremo più avanti. Andiamo avanti, seguite la guida. Zoomiamo in Australia e infine alcune masse continentali come l'Indonesia, Thailandia, Cambogia e India. Quindi questa è la fine del nostro tour e posso presentarvi la mappa finale del cratere terrestre. E infine facciamo una panoramica e inseriamo i continenti. Non dimenticare la tua guida, per favore. Ed ecco la tua nuova mappa del mondo ufficiale. Diamo ora uno sguardo al mare nascosto. Ingrandiamolo. Si vedono chiaramente due passaggi. Lì che ti portano fuori dal nostro cratere. E quando vai a destra in Antartide ti porta al Monte Meru, da dove si ha una bellissima vista sui nostri continenti. In questi pochi anni che faccio video, le persone mi hanno mandato messaggi per guardare la Terra convessa. Beh, avevano ragione. Abbiamo anche un indizio di Walt Hitler che ci mostra il mare nascosto e anche il suo passaggio. Quindi qualcuno mi ha chiesto, ehi, che ne dici della tua fuga dalla teoria della Terra piatta? Cosa gli è successo? Beh, lascia che ti mostri quello che penso abbiano fatto. Per questo esempio dipingerò due montagne di bianco. Quindi ora ingrandiamo la prima, quella più vicina al Sud America. Questa ci è stata presentata come una parte dell'Antartide, ma ingrandiamo. Là, vedi il vero picco dell'Antartide. Dai un'occhiata alla visualizzazione di Google Maps. Quindi hanno semplicemente preso la sagoma del picco dell'Antartide e hanno sommerso i luoghi. Ora, se per caso un ammiraglio su una corazzata stesse ascoltando questo video, e questa sarebbe una possibilità su trilioni, gli consiglierei di prendere la sua corazzata e seguire la strada dei mattoni gialli che ti porterebbe all'uscita del nostro cratere. Ma attenzione, devi essere consapevole che incontrerai un po' di fuoco di artiglieria pesante. In questo modo sarà di grande servizio all'umanità. Mostrereste al mondo la terra più grande, liberandoci dalla nostra grande prigione. Torniamo alla realtà. Torniamo all'argomento del movimento del sole. Alcune persone hanno scritto nei commenti che ho fatto un errore. Avevano ragione, perché il sole stava sorgendo a ovest. Immagino che stavo pensando da sinistra a destra e ho dimenticato che il Giappone è la terra del sol levante, naturalmente.
alcune persone stavano suggerendo che avrei dovuto usare l'analemma. Quindi mi servirebbe solo un sole. Ma come vedi nell'esempio, ci sono buchi nell'asso di tempo. Per il momento vado avanti lavorando con i due sistemi. Vedremo come si evolverà. Facciamo un'animazione con la nuova mappa. E qui vedi quando un sistema esce, l'altro sta entrando. Ingrandiamo il primo sistema che si sposta nelle Americhe e scendendo lì vedi che il sole si sta muovendo sul mare nascosto, che è probabilmente il motivo per cui non è congelato e torna al punto di partenza. Ingrandiamo il secondo sole, che potrebbe essere più interessante. Prima un fermo immagine. Penso che questa sia la linea della data internazionale. Da lì il sole si sta spostando a sinistra. Rallentiamo un po', così alla posizione in cui avresti la linea meridiana di Greenwich, il sole si sta muovendo verso l'Antartide. Penso che la linea della data internazionale sia in realtà la sagoma del nostro cratere. Qui ora hai un sistema controrotante con quattro soli. Con due soli, ma ora ho un nuovo problema, perché il sole sta sorgendo a ovest, nelle Americhe. Una soluzione potrebbe essere che tu abbia due bussole, una normale e una invertita, che potrebbero essere molto utili quando stai falsificando le rotte di volo. Così ora potrai smascherare la mia teoria delle linee nord e delle linee sud. Ma questo va bene, perché sto facendo questi video per trovare la verità e non per avere ragione. Torniamo al nostro super computer. Oh wow! Un video molto interessante potrebbe essere uno di Doug Vogt, dove ricostruisce le lettere ebraiche con un'onda sinusoidale in un toro. Fondamentalmente girano. Questo è il punto zero e giriamo ogni 45 gradi intorno al centro, mentre giriamo e vedrai 8 delle lettere in alto e in basso. Vedi che questa è l'origine della forma del cuore e anche vista dal basso avrai una delle lettere, inoltre esamineremo tutto. Un'altra figura interessante è Nassim Haramein. Nei suoi primi video spiega che Yahweh è un tetragrammaton. Quindi li ho divisi in due e poi ho fatto scorrere la parte inferiore nella parte superiore, in corrispondenza delle linee, per generare il tetraedro a stella. Quindi avrò 8 tetraedri stellari che si uniscono per generare una griglia di 64 tetraedri. I 64 tetraedri. Si potrebbe inserire il cubo di Metatron o la doppia stella di Salomone che gli Atlanti dei usano per terraformare il nostro cratere. Così può inglobare i 64 tetraedri nel nostro cratere, la prima stella di Salomone nel centro, Ur Salomon, Gerusalemme, la seconda, la terza, e quelle che si adattano nei 64 tetraedri.
è a mio avviso alla disposizione. Penso quindi che potreste gettarla nel bidone della spazzatura. Ora puoi spingere la costruzione in questo modello di edifici con obelisca, basilica, cattedra, pyramids, ziggurat. Vedi che tutte queste parole si riferiscono al sistema Baraka. Ora hai tre possibilità. L'aurea del supercomputer dirà sorvola sopra la Terra e la Terra gira intorno. Seconda possibilità, Ra sta girando attorno a una Terra che non si muove. O terza possibilità, girano entrambi. Posso presentarti la Terra, o il toro di Ra. Ra sta governando con il terrore, interpretando Dio, il creatore. Il Ka nel toro di Ra. Così cratere è anche il Ka nel toro di Ra. Per le persone che hanno visto il mio video I vichinghi erano ebrei, in quel video ho spiegato che penso che l'inglese è l'ebraico al contrario. Quando inverti terra, otterrai la parola Aret. Che cosa dice Scotty di Star Trek al capitano Kirk? Scotty direbbe: va bene capitano, riportiamo la nostra astronave sul pianeta Aret. Halloween, but he's a winch near soul. Let's go. Machinery valve.